Non si smorza la delusione per la Presidente del Consiglio della Regione Puglia, Loredana Capone. 5 uomini capolista su 5 collegi e nessuna donna. Un dato che secondo la Capone merita uno stop e una profonda valutazione. Anni che si parla di parità di genere, di raggiungimento di una parità di genere e sembra che lo si dica con quella ipocrisia di chi pensa che tanto deve avvenire tra 50 anni. Non è questo il momento. Allora io penso che questo sia il momento invece e penso che ci sono tante donne brave, capaci, che hanno talento ma anche voglia di spendersi, hanno determinazione e possono incontrarsi, fare le proposte a partire dalla legge elettorale. Allora si vede chiaramente come quando ci sono le preferenze i cittadini hanno meno astensione innanzitutto perché sanno di poter scegliere, di essere protagonisti nella scelta e non di ricevere persone calate dall'alto. C'è un maggiore legame tra territorio e cittadini elettori. E poi non è interesse dei partiti mettere il favorito o la favorita che magari non ha consenso, non ha preferenze, non ha voti. Cambiare la legge elettorale è fondamentale. Vedete nei comuni dove c'è la preferenza, sono molte di più le donne che vengono elette e c'è con la doppia preferenza anche la possibilità di dare veramente maggiore spazio. Così non è invece nel Parlamento. Allora, nel Parlamento è il segretario nazionale con la segreteria o con la sua commissione che sceglie per tutti e il cittadino non può esprimere altro che un voto sul simbolo. La graduatoria dei candidati è fatta semplicemente perché la commissione ha deciso. Allora io direi che per essere vera democrazia bisogna ritornare alle preferenze e questo sarà un mio impegno preciso.